Buongiorno. Aspetta, però, devo arrivare in farm. Vengo io o mi vieni a prendere tu? Ci vieni te, che prima, cioè, arrivo, amore. Allora, prima fammi cancellare. Entra in farm e poi fai tab. Ma come mette tristezza? Perché mette tristezza? È tanto bella! Allora, datemi un attimo. Io concordo un po' con Champagne, però vabbè, ok. Ah, ecco, vedi che non avevo messo Nemo Nemo. Non avevo messo nemmeno. Ma come? Io ho riso. Non potete capire quanto ho riso quando l'ho vista. E tra l'altro ho riso così tanto. Sì, ho riso così tanto che mi ci ha avanzato e ci ho fatti i supplì, pensate. Quindi proprio. Allora. Bravo, bravo. Senti, Federico. Allora, buongiorno a Marco Puzzolo. Buongiorno a Marco Puzzolo. Vabbè, io l'avevo messo per la mia, ma anche per la tua, bene, hai dibattuta. Ciao, Saro. Allora, eccoci qua, Farme del Bana. Ciao, Simone Borasso, Ciao, Camionis, il nostro amico Micro 14, JD Farmer, tanti amici. Allora, Bana, ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che comunque, ecco, come avete visto, abbiamo recuperato su YouTube la prima puntata originale della Farme del Bana. La seconda sarà un problema perché abbiamo detto le stesse cose. No, la cattiva è che ho perso per sbaglio, ho cancellato la puntata dove trinciavamo. Quindi la seconda su YouTube sarà stata quella dove facevamo i terzisti a Trebbia. Ma comunque, vabbè, ok, sorvoliamo. Comunque, sorvoliamo. Siamo qui ad ottobre, quindi vedete che Bana c'ha una bellissima Trebbia con la New Holland. La voglio pure io, Bana, ce l'ho pure io. La moda è quella, non è che devo giusto passare le cose per gli altri vestiti, poi. Mi devo ricordare. Dov'è la felpona della New Holland? Questa è natalizia, che bella. Allora, ma perché qua c'è? Ah no, c'è fatto quei dodi. Allora, aspetta, Sotto Roby. Datemi un attimo, sì, ma non vedo la Trebbiona. Allora, sì, è l'ultima di quelle nere. La vacca. L'hai messa l'altra volta. Eccola, la trincia, bella. Io mi metto questa con la FR qualcosa. Bella, voglio questa. Allora. No, la F. Quella è una classe a casa mia, però vabbè, se lo vogliamo. Allora, Federico, illustraci oggi. Ai tempi c'era l'almanacco illustrato. Illustraci quello che facciamo. Ciao, Mustang. Voglio zoomare sulla tua maglietta. Sì, è una trincia della Class, quella cingolata. Ah, mi sembrava che era la New Holland FR 780. La tua, tu hai messo la Class, io ho la Trebbia, okay, della New Holland. Dimmi. Allora, andiamo a falciare, cioè meglio, falcio io. Te volti il fieno, poi ranghino e tu imballi. E poi andiamo a prendere le vacche. Ok, amore. Allora... Allora, tante cose da fare, guidi tu? È lì il capannone, dovevo guidare. Ah, ok. Che ne so, siamo abituati. Allora, Michele non fa F mattina. Scusate, sto fuffando una caramella. No, infatti, siamo abituati ai campi distanziati. Infatti, anche per raccogliere i balloni, è là lo stoccaggio, li portiamo a mano. Ecco. Ciao, Red Didi. Allora, stamattina non c'è Micheletto, è Acapulco, sta cucinando. Oggi deve preparare il pranzo a tutte le 87 modelle. Qual è il problema? Che ste modelle, raga, sono un po' viziate. E ognuna vuole un piatto diverso. Quindi capirete che il povero Micheletto deve preparare 87 piatti diversi oggi. E quindi non fa in tempo a venire live. Ciao, Ciapi. Allora, Federico, su che trattore monto? Piatto il mezzo di punta. Eccolo, bellino. A me non li uso sti Z, sono tanto bellini. Non li usiamo mai. Sai cosa? L'unica cosa è sto cambio manuale che hanno, che se lo lasci gestire al computer fa schifo. No, ma le computer modelle... inteso come gioco, non come computer fisico o su cui stai giocando. Le modelle Lone Wolf non mangiano la salsiccia, tutte robe dietetiche. E tutte far la dieta. Sì, quello del tipo le frogon delle chauffette tulette de frog, le croissant in fond, diciamo. Non so se hai notato che io dietro ho messo il peso. A me.
Cosa? Non ho capito, hai notato? Ti ho messo il peso al trattore. Ah, bellino, perché se no, se no ti si impennava? No, ho visto qualche video, c'è qualcuno che lo fa, allora... Ah, ok. No, Rino, non la usiamo la mod delle telecamere, vero Federico? No, mi sarebbe piaciuta metterla, però devo settarmela un attimo per avere lo schermino piccolo in caso, non grosso. Ad avere tempo, cioè in realtà ne ho. Sì, esatto, tutta con quella roba di polistirolo, capito? Sei tantofu, tutta quella roba di polistirolo. Le gallette. Esatto, le gallette ti fanno ciao. Ah, ti ho tolto giusto qualche albero lì alle grazie, nostre spalle, amore. Non c'era solo uno. No, grazie. Perché c'era buio abbastanza. Te l'ho detto, su sto farming, non so perché, hanno fatto... No, ma poi... Il poi buio è troppo buio. Si è divertito a mettere il buio. No, ma è proprio farming che c'ha gli shader del buio troppo bui. È troppo buio su troppo farming. Bui. Troppo bui. No, bui, bui. Poi vabbè, diciamo che l'erba non è cresciuta al massimo, però era giusto per iniziare a fare qualcosa, se no le vacche le prendevo ad aprile e il trinciato non lo consumavamo mai. Che il campo grosso che abbiamo fatto a mais, per quelli di YouTube non sanno di cosa stiamo parlando, sono deciso se fare metà mais e metà un'altra coltura o così da vendere, o metà mais e metà pioppi. Intanto saluto Diegone, buongiorno Diegone, come la va Diegone? Dice tutto. E anche Alex Meloni, buongiorno. L'erba è diversa da quella default? No, per fare l'erba di default a me questa. Né più. Ma forse c'ha qualcosina in più perché sembra più scura, ma magari è simile. Ma secondo me tu sta mappa che è un po' scura. Tanto qua Federico, siamo una coppia bellissima, stiamo lavorando in una maniera, mamma mia, onomatopeica, oserei dire. Sì, ma sai cosa vuol dire onomatopeica? Sì, 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 è quando tu praticamente... Perché quando tu... una parola finisce con tipo... un verso. Esatto, no, tipo, no, tipo casa, però poi dici albero, giusto? No, quella è una cazzata. Allora, e quando fai un tetta come cazzo era una parola che praticamente, cioè, insomma, imita un rumore. Sì, sì, tipo l'acqua splash. Sì, sì, vabbè, più o meno. Da noi passa un camioncino della pubblicità con il volume sparato al massimo. Ma tipo, donne, se avete gas nella vostra cucina, noi togliamo il gas dalla vostra cucina a gas. E quindi rimanete senza gas. Guarda, per me ieri, cioè, il giorno la vicina con la televisione accesa, anche ieri notte alle 2 si sentiva, solo quella. Infatti stavo giocando con Marco, Stefano e Serenuccia. Quando ho spento tutto e c'era silenzio, non sentivi bene la televisione perché poi avevo sulle cuffie, quindi a scrivere basso. Ah, l'ossimoro è quell'insettino. Devi stare attento, Rino, alle punture di ossimoro. Sì, sì. Non so cosa ha capito questo. Se possono infettare le punture di ossimoro, sta attento, Rino. Rino, lascia stare. Dai Federico, fate quest'ultima strisciata. Ah, con la tornado, la crocetrice. Ciao Simone, che è andato al CUP, centro ufologico piemontese, quindi probabilmente avrà avvistato qualche UFO. Esatto. Cosa bello? Appena letto, scusa. CUP, centro ufologico piemontese. Praticamente se tu, guarda, stai in Piemonte e vedi degli UFO, vai lì e li segnali. A me pare una cagata, però vedi te. È un inception d'ossimori, Alex. Aspetta che devo spostare il fan perché qualcuno ha buttato il filo sotto l'imbalatrice.
No, mi ha intruppato. Adesso mi sei venuto addosso, sei passato con rosso. Ok. Facciamo così, almeno. A posto. Vuoi lasciarlo lì il trattore? Sì, capo. In ballo, guarda, capo. Se vuoi farti un giro con me, intanto che faccio il giro intorno. Sì, amore, capo. Amore, capo, a C. Sì, a C. Aria condizionata. Ilaria condizionata ha raffreddato la mia giornata. Ilaria della vita vuole di più. Almeno un'amica nella team tribù. Ma aspetto il trattore? Sì, incredibile, vero? Raro. Aspetto trattore, lampeggianti e fari. E fari. Ilaria della vita vuole di più. Almeno un'amica nella... Si poteva dire in live questa cosa? Sì, sì. Morto. Allora, okay. Miracolo, occhio che arriva un tifone in farm. Ma un tifone significa... Significa? Le frasi le finiamo? Quanto pare no. Starà aspettando lo yacht di Michele. No, Michele non rientra, amico. Ma ti rendi conto, cucina per 87 modelle. A quella il tofu, a quella il pezzettino de melanzana, a quella la carota lessa, a quell'altra il polistirolo. Insomma, viva la larghezza automatica. Poi scusate se non ho risposto a tutti, ma ho avuto una chiamata, non molto piacere, riguardo mio papà. Con la giornata che inizia è diventata una mera, potrà altro dire come va? Spero niente di grave, Diego. Noi ti baciamo, ovviamente. Noi, lui. Federico, io vado a piare il frignetto, intanto posso iniziare a frignettare. Allora, il purè stirolo, bravo micro. Praticamente che cos'è il purè stirolo? È un purè fatto appunto di polistirolo. Prendi il polistirolo, Federico, lo fai squagliare con un po' di latte. Mi capisci? Ma la domanda, Federico, ma stai bene? Tu non apprezzerai mai quello che io sto facendo. Invece di girare sul campo, sono andato a girare dentro la farm. Bravo. Vedi Federico, quante cose. Senti, è tutta messa la larghezza, tutto quanto, ok? Come si chiama? La misura delle balle. Tutto a posto? Apri l'F1, se c'è scritto 150. 150, sì, tesoro. Allora vado, latte di soia, Robby, perché il latte normale non va bene. No, latte di soiola, JD. Praticamente si prende una soiola, la si munge e esce il latte e poi la si butta in mare ancora, ovviamente. Oh, non commenterò. Non commenterò. Ah, c'è anche un'altra GIF, me l'ha mandata Micheletto, nuova, si chiama Il Genio. Il Genio, e quella la mandiamo quando vediamo qualche genio in chat. Sapete che ci sono i geni, no, in chat. Quale delle tante è quella di stamattina? Esatto. Quella di stamattina dei pesi. Esatto, Il Genio. Lui veramente ce l'ha mandata anche con un nome, ma ovviamente non è che posso fare la GIF. Ma quello non si può dire. Esatto. Allora. Poi eccolo Mirchetto, buongiorno. Come stai, Mirchetto? Posso sapere, Mirchetto, come sta? What Styles, che ieri sera c'aveva la febbrina. Il freddino. Vabbè, anche freddino, quando c'è la freddina e la febbrina c'è anche un po' di freddino. Vedi che rino? Ma il genio è quello che col pallonetto scavalcava Zubizarreta? Ma quello è il genione Savicevic. Rino è incredibile, capisce subito. Rino, io e Rino siamo legati da un sentore di lavanda. Allora, mi sento come il tuo camion spalmato sull'asfalto. Mannaggia. Buona guarigione a Mirchetto, ovviamente. Beh, dai, almeno sei sull'asfalto, in piedi. I believe I can flee.
Posso mettere il link di un pro di farming, esatto. Oh, ma com'è qua? Tutti hanno capito Micheletto quale esempio aveva dato per la GIF. Ma guarda, non lo so. Secondo me era esplicita. I believe on the closty merd. Poi Alex Meloni scrive una cosa, vedi, mi fa capire che ha visto il videuzzo sul secondo canale. Ma si clonano, mamma mia, de baffo. Ma più che si clonano, de baffo. Ma saremo noi che l'attiriamo. No, perché sul secondo canale ho risposto a una domanda che non tanti, devo dire, voi live no. Più che altro qualcuno su YouTube me l'ha chiesto. Cioè, perché non porti Starfield? Allora, innanzitutto lo sai che io non so uno che fa le cose a moda. Perché va de moda, ma che me frega se va de moda? Io non sono anche quel gioco sia, quindi sono... E poi i motivi li ho detti nel video di oggi sul Gamer News sul secondo canale. I believe I can flee. Ma poi un altro tema che ho trattato è stato questo de... Mo ci abbiamo i cosi, gli hater di EA Sport. Cioè, c'è gente che già si sta a lamentare del gioco di rally senza nemmeno averlo visto, solo perché lo fa EA Sport. Bello. Poi Mr. Fabri dice: i giochi con la storia non li seguo da nessuno, se no non me la godo io. In effetti qualcuno ragiona anche così. Questo l'ho visto su Resident Evil, ma è non che qualcuno non se l'è voluto spoilerare. Io ti posso dire che in realtà, tipo GTA, Watch Dogs, prima ho guardato su YouTube, poi me li sono comprati, anche perché quando li ho guardati su YouTube ero un po' troppo piccolino per giocarli. Ciao Vignaz, no, ma io uguale, se un gioco ho intenzione di comprarmelo non lo seguo. Poi il nuovo RC sembra favoloso, peccato che c'è chi lo sta già criticando perché lo fa EA Sport. Uno addirittura ha scritto sicuramente ne uscirà uno all'anno perché lo fa EA Sport. Guarda che i giochi de sport escono tutti uno all'anno, pure quando non lo fa EA Sport. VRC 6, VRC 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono sempre usciti tutti gli anni VRC. Boh, a me ste cose de prende le difese o attacca per partito preso mi stanno sul ca veramente. So come quelli che mi stanno contro a me, qualsiasi cosa faccio io è sbagliata a priori. Capito? Uguale. Se facessero così con F1 sarebbe da paura, da 32 euro a 79, ma non lo faranno mai, Alex. Sai che io inizio ad avere un dubbio. Credo che le licenze, secondo me, delle auto vecchie siano cambiate rispetto a quelle delle auto nuove. C'ho sta sensazione. Cioè, secondo me non lo fanno per le licenze. C'ho sta sensazione, poi magari sbaglio, Poi la gente critica Spada Tratta perché non sa in che altro modo usare la lingua, più che altro. Mirko mio, siccome certe persone la lingua non la possono usare in altri modi, non sanno manco come si usa la lingua, allora la usano per chiacchierare, capito? No, non so giochi per me quelli, raga, non mi piacciono. Esatto, Stortoris. VRC è compatibile con Mac? Mica lo so, Stortoris, Andrinoce. So che uscirà su Steam. Se te gira Steam, penso di sì. Ciao, Kart Goldplayed. Ciao, Anax. Buongiorno. VRC, c'è chi critica la versione attuale, c'è chi critica la versione nuova, e allora fatevelo da soli. Non solo! C'è gente che dice avrei preferito uscisse Dirt. Ma guarda che so quelli che hanno fatto Dirt, solo che vengono prodotti da EA Sport, ma so quelli i produttori del gioco. Ma che ne sanno? Non sanno niente questi. Stanno una chip. Non sanno niente questi. Stanno una chip. È un po' come quando Giants c'aveva Focus, no? Qua EA Sport fa la parte di Focus, diciamo. Ma il gioco lo fanno quelli di Dirt. Dirt Rally. Ma veramente abbiamo fatto due balle? No, apri l'F1 che ti vince il totale. Ah, l'hai caricate! Non ci avevo fatto caso. Certo. Ne abbiamo fatte 5 da una parte e 13 dall'altra. No, 13 è il totale compreso quelle di paglia. 5 allora. Effettivamente, non avevamo nulla di paglia.
Vabbè, male che va, faremo una prossima puntata, andiamo a recuperarne. Hai bellissimo. Sì, io posso capire la gente carte che critica dopo. Addirittura quelli che criticano prima. Cioè, c'hanno non lo so. Mi devo far dai numeri dell'otto da questi, io. Fermi lei. Vai, amore mio. Vai. Tanto io bevo. Fai una cosa. Fai tab e sali sul John Deere, che così fertilizzi il tab. Vado sul John Deere. Ciao, Walter Biagini. Buongiorno. Fai tab, ti conviene. I love can flee. Ma lì dove abbiamo erbato? Sì, dove... Sì. I believe che Flieg. Uno addirittura mi ha scritto un commento contro EA Sport. Se voi andate sul video, sul vlog di ieri, uno addirittura mi ha scritto un commento in inglese. So sicuro che quello, raga, invece gioco quello che volete. Il video manco l'ha visto. Perché giustamente essendo inglese si mette a vedere il video in italiano, poi col traduttore di Google. So sicuro che quello lì il video nemmeno l'ha visto e sta facendo lo stesso messaggio copia e incolla sotto tutti i video di VRC pur di nacontro a EA Sport. Ci so, quelli che fanno così, che pur di nacontro una cosa cominciano a fare copia e incolla lo stesso messaggio in tutti i video che trattano di quell'argomento solo perché per partito preso. Mamma mia, che tristezza. Se avessero fatto anche la pressa senza il fasciatore sarebbe stato un... Ciao Farming per sempre. Mamma mia. Beati loro che hanno tempo da perdere. Ma mica tanto beati, Grimolz. Io il tempo libero così non ce lo vorrei avere. Cioè quel tempo libero che ti porta ad annoiarti talmente tanto che vai... Per passatempo devi odiare la gente, odiare le cose, andare a fare il troll. Preferisco non avercelo quel tempo libero lì. Fatto, Federico. Sì, no, Edi. Quelli sono le una tastiera. Nella realtà sono conigli. Esatto. Anche a me piace EA Sport. Non vedo. Sì, è vero, spesso fa le cose con i bug. Questo è vero, però come contenuti, come licenze, di solito è sempre la più completa. Io sinceramente preferisco un gioco fatto da EA Sport con qualche bug, però che mi fa correre con le licenze, con i rally ufficiali, piuttosto che un prodotto senza licenze che mi fa correre con le macchine di 50 anni fa su rally che non esistono più, come quello dell'Australia. Io mi ricordo su Dirt c'era il rally dell'Australia che non esiste più dai tempi de mio nonno. Pedite, io preferisco sempre le licenze, sempre. Bello John Deere. Allora, anzi, grazie amore. Guarda qua, alla fine l'ho messo quello del segnalino da mettere da... Ah, ha preso il fregnetto. Ma quello mo lo dobbiamo vedere poi quando sarà... Sì. Quando saremo... Infatti... L'idea sarebbe il trattorino lì piccolo, lo Zetoro. Sì. Mi dispiacerebbe darlo via perché insomma quello piccolino così. Però dovrei prendere il modello appena dopo, perché tra quei due ce n'è un altro simile. Sì. Che ha il sollevamento davanti, gli era attaccato lui in caso. Ma che... Sì. No, stavo adesso mentre tu parlavi mi è venuto in mente una cosa, un gioco di farming fatto da EA Sport. Pensa che spettacolo, da ieri. Secondo me sarebbe figo. C'è l'estintore per te, perché so che fai danni. Eccolo. Lizard è pure l'estintore, ovviamente, la famosa Lizard. Ma come il triangolo, c'è scritto Lizard. È uscita una moda sul modab che almeno non ha le scritte del triangolo. Vabbè. Il triangolo è qualcosa rosso. Federico, ragazzi, non avrebbe problemi se avesse in canale a... per le mod, cioè è stato un quarto d'ora solo per il cartello. Cioè, per quello che io ti dico, io non ho problemi. Avrebbe problemi. Questo Federico mi farebbe un video sul cartello. Sì, mi farebbe un video del quarto d'ora solo sul cartello. Almeno non si può dire che non escono video. Esatto. Andiamo a prendere gli animali qua. Allora, mo vi spiego com'è nata sta cosa. Mo vi spiego perché hanno fatto, sicuramente. Allora, innanzitutto, non ci hanno dato il link partner, da quello che ho capito, perché non viene venduto da loro, ma viene venduto da Amazon. Credo che il motivo sia quello.
Però sarebbe stato bello avere il link della Ori, perché il 3, a parte sia come noi come guadagno, perché il 3% dei 400 euro già sarebbe un buon guadagno, ma la cifra che tu vai a vendere si unisce alla cifra che tu devi raggiungere per la partner oro. E adesso qua ve lo dico, e adesso qui ve lo dico, qua ve l'annego, la cifra è tanta, non ve la posso dire, ma è tanta, quindi mi avrebbe fatto devo ancora vederlo, ma avrebbe fatto un grosso aiuto. Già che vendi due o tre volanti, ti avvicini ma ti avvicini comunque un po' alla partner oro. E invece purtroppo zero, peccato. Comunque abbiamo esplorato due collezionari. Che poi è 400 euro il volante, no 300, 400, 3,99. Sti cazzi. La felicità sta nelle cose piccole, Kurt. Bravo, glielo dicevo alla mia ex. Tosso, vuoi lì c'è un altro collezionabile sulla scala. E non, e non avrebbe problemi manco con gli hater, bannati dopo un secondo, esatto. Vabbè, quello lo faccio pure io. Vabbè, Roby è il numero uno. Esatto, io proprio... Ma no, c'è anche un altro canale che ammiro e seguo per, che fa così, non faccio i nomi, non di farming, fa tutt'altro. Rimorchio grigio o rimorchio verde? Grigio perché sto... No! Verde allora ormai. Ormai sto... Eh sì, perché dico... No, perché tanto ho detto... poi c'era tornare indietro per l'ultimo. Perché ho detto sto dritto per dritto e invece mi sono storto. Tanto poi al massimo torniamo indietro col mio assieme. Andiamo, va. Andiamo, va. Ah, questo qua è il rimorchio, quello di Black Sheep. Porta... farming per sempre. Se guardi il mio farm, il pregnetto di oggi, il video di oggi, la Summer News, vedi tutto. Allora, porta 7 vacche, gli altri dovrei leggere. Andiamo, va. Andiamo, va. Oh, vedete che adesso con lo sfondo bianco mi dà meno fastidio agli occhi. Cavolo, ho messo un attimo lo sfondo nero, vedevo tutte le cose strane, tutti i fuochi d'artificio. Non ho capito cosa vedevi, ma va bene. Meno male che ne hai visto come ho presa curva. Più che altro. No, l'ho vista. Datemi un attimo, signori del trafficazzo. Scusa, ecco. Robby, non c'entra niente con la discussione attuale. Vabbè, tanto era già chiusa. Ma dopo aver visto il tuo video di presentazione dei cartelloni, ho iniziato a ragionare carina, ma meno spawn e letame nella stalla dei bovini. Succedeva anche a te? Oddio, mica mi ricordo. Ma l'ho fatto vedere in qualche gameplay? L'ho usata la cacca in qualche gameplay? Mica mi ricordo. Secondo me dovrebbero considerare i partner che lavorano con o per Amazon Twitch proprio per associare i due partner. Utopia, esatto. Utopia era anche una bella canzone dei Nomadi. Ciao, driver! Buongiorno ragazzi, noi adesso stiamo parlando d'altro, ma stiamo ho evitato pure il palo, oggi è una giornatona per me, Federico. Stiamo comprando le vacche con Federichetto. Federichetto adesso inizierà con le vacchine. Quando scarichi premi per dispiegare che si abbassa un attimo, che sta a fare il verso della vacca. Capisci che quando prende il trigger, dimmi Federico. Eccolo qua. Allora, il primo 7 l'abbiamo messo nella stalla. Pensate a un farming fatto dalla Rockstar Gaming. Sì, che games, sì, che ne esce uno ogni 10 anni, 12 anni. Siete fuori in quel caso, cioè proprio. Senti come fanno, Federì. Allora. Fai una cosa, il trattore con rimorchio, mettilo di fianco al rimorchio che ho lasciato tu. E scarichiamo, Federico, scarichiamo queste altre le luci. Forse non hai il permesso, aspetta. Scarica, va, scarica tu. Eccole, le abbiamo scaricate. Poi se vuoi facciamo così. Poi andiamo a prendere le ultime 6, però vieni su con me che facciamo prima. Dove lo metto questo? Di fianco al mio rimorchio. Intanto Diego dice: la situazione a mio papà è molto più grave di quello che si pensava. Ieri ha fatto l'intervento, oggi ne fa un altro. Lo trasferisco in un altro ospedale per fare quello più grosso. Non so più che fare. Fortunatamente tra lavoro e te riesco a liberare un po' la testa. Speriamo bene, Diego. Dai, speriamo bene. Qua Robertino. Speriamo bene, speriamo che andrà tutto bene. Gli mandiamo un in bocca al lupo al papà. Lo so che è brutto, eh. Lo so che è brutto. Ci sono passato
pure io, soprattutto con i genitori, è bruttissimo. Ci fermi qua. È brutto anche se tocca a un fratello, per carità, uno zio, però genitori è la peggio cosa, secondo me. Poi, se pensassimo a un farming alla ETS ci sta, dice Alex. Sei bravo come YouTuber, ma la guida non ci sei. A suo tempo ti avevi tirato la patente, dice Alex. Poi, vabbè, dai, ho altre qualità. Non è che tutti possiamo essere piloti. Ma è dove avete portato il sorgo con Michele? Biuro! Che se vende lì, c'è scritto Biuro. Poi? Boh, penso che sia tipo qualche negozio, perché c'è qualche ufficio, perché anche su una mappa del 17 c'era una scritta del genere. Andiamo, va! Qua ce ne sono 6 perché ho voluto prenderne 20, allora ho fatto... Nyerk! Nyerk! Il verso tra l'altro delle questo vacche. È, mi sa, l'unico rimorchio che porta 7 vacche, infatti ho fatto 7, 14 e 20. Andiamo, va! Andiamo, andiamo, a Lens! Non la città, perché so che c'è una città in Francia e si chiama Lens. A Lens, nel senso... Andiamo, andiamo. Guarda, non lo sapevo, ma secondo me... Beh, la squadra di calcio c'è, quindi ci sarà pure la città, penso. Ah, questo no, non lo so. Ma non è detto, non è detto. Allora, debuffo fa qualcosa che questo, questo non la smette debuffo. No, ce l'avevo con debuffo che lui mi capisce, debuffo mi capisce. Oh, con chi ce l'hai? Lo sapevo. Lo sapevo io e debuffo. Allora, debuffo, aiutami. Ti ricordi Medioman? Medioman, aiutami tu. Grazie Albe, grazie Micro. Allora, andiamo, va. Andiamo. Il cancello l'hai chiuso? Cosa, amore? No, il cancello l'hai chiuso? No, ma le luci le lasciamo accese. Guarda, e poi arriva la bolletta, E ci sono sui pannelli solari apposta, Ah, ok, ce l'auto autoproduciamo, insomma. C'hai ragione. E in più la vendiamo. Ah, allora. Piglia il caro miscelatore. Ti toccherà fare le magnaste vacche, giustamente, raga. Giustamente. Uè. Appena mi apre. Sentite come fanno allora le vacchette. Uè. Peggio della... Io non so quanta roba porta. Di baffo. Allora. Dice direi che prima direi che prima devi caricare il fieno. Che dici? Il fieno. Ah. Poi alza un po' il braccio perché tocca terra. Mi spiega il carro e apri davanti. Poi aspetta, fammi fare così. A posto! Namo, va! Namo Federì! Almeno vedo anche le porzioni. Allora, carica il ballone intero di fieno. Non è difficile, spero che le porzioni siano giuste, sennò devo un po'... Tu perché non vedi che inquadrature cinematografiche che sto facendo? Sembra veramente... Ma tu hai visto dove sono io? Sembra veramente la Checkos Farm lì. Allora, la Checkos Farm lì, quella guardi tu. Allora, purtroppo... Cosa? Vabbè, carica un po' di paglia, va. Lori... La paglia è lì. Lori del Santo Farming, quanta paglia? E quando la barra rimane... Le due barre devono diventare verdi. Sì, vabbè, basta paglia nel bianchetto, insomma, dai. Ma era piccolissima! Però, ferma il carro, spegni il carro. Era piccolissima. Non è che era piccola, se tu me la ributti dentro è normale che sia piccola. Ah, io l'ho appoggiato, però non serve, Federico, eravamo già arrivati a Verdone. C'era già Verdone. Carica il trinciato, tanto la metto. Ma che sta a fare? Sta a carica la paglia! Ma non c'è la paglia! Ho buggato tutto, Federì! Ma va? Ma non lo dubbi. Federì, ho buggato tutto! Federì, mi sta a caricare la paglia!
Federico. Perché devi fare le cagate? Federico, continua a pacca. Federico. Ma oh, perché? Miseria. Federico. Porca miseria, te lo dico io, porca. Federico. Mi sa che è un conflitto script, non è colpa di Robby. Con la balla rientrata allo staccaggio si è buggato. Sì, perché lui l'ha spinta in avanti, se stava fermo. Vabbè. Mi è successo anche a me, ma basta star fermi. C'era un muro, che ne so io che oltrepassava Mourinho io. Ma che cazzo? Cioè, che me la devi buttare? Ma che cazzo stai a dire? Ma che stai a testa di cazzo? Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Ma grazie Trebbia. Grazie Trebbia, che mi sta chiedendo Trebbia, gentilmente. Allora. Cosa stai dicendo Trebbia, mi sta dicendo? Grazie. No dai, era un aggettivo, vai. Grazie, grazie, andiamo, va. Famo mangiare ste quattro vacchette qui. Lato scaricazzo è quello giusto? Non lo so, guardalo te. No, 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 mi scarico. Anche perché questa stalla ha due trigger per scaricare. Sì, vabbè, ma è più bello che noi scarichiamo già da qua, Federico, vedi? Beh. E ti dirò, secondo me a scaricare dal lato dove c'è la cabina probabilmente vedi meglio, però sì, tanto siamo su farming, quindi... E qui è da capire se la moda delle telecamere ti aggiunge la telecamera sullo scarico. Sarebbe bellotto, sarebbe bellotto. Ok, come bene, siamo messi? Male, bisogna farne un altro. O altro, non so adesso. Ci penso io, Federico. Sì, io ti... Credo che non ci sia soluzione, JD. Penso che ha usato la ISID. Sì, esatto. Non volevo dire. Non c'è soluzione per un bug del genere. No, allora, o scarichi e lui comunque ti scarica un elemento per volta, o se no risolviamo in qualche maniera. Dice Micro che si può switchare tra avanti e indietro, tra gli scarichi. Che senso avanti e indietro? Non lo so, io non la uso quella moddona, lo sapete voi. Ah no, la moda delle telecamere, ah sì. Voglio una dorna. Buongiorno. Oh, evviva Micheletto. Non sono una dorna però. Evviva, sei una santa. No, in realtà più che altro un martire. Sono una donna, non sono una santa. Evviva Micheletto, evviva Micheletto, Micheletto. Che abbiamo i suoni anche da telefono. Sì, visto, hanno messo i suoni, visto che bello. Però magari se me lo carichi bene il trinciato. Evviva Micheletto. Ma non è che devi farmi una buca nel trinciato, prenderlo pari. No, lui sta scavando direttamente le trincee della guerra. Sai che Fausto Pari era un giocatore della Sampdoria? Sai che... Stavo dicendo la Sampdoria, la squadra dei Tori. Stavo per aprire Discord e mandare quello, infatti. Walter, per le compatibilità non mi ricordo se è quello il sito, bisognerebbe controllare, ma esiste un sito che si chiama PC Part Picker. Su quel sito praticamente quando tu scegli un processore ti fa vedere solo la roba compatibile, eccetera. È un sito americano, però comunque i pezzi quelli sono. Questa che stiamo facendo adesso è la strada, quella della copertina della mappa. Alla certa troverete il cartello. Capito ragazzetti, guarda c'è pure l'arbre magic senza brand. Robby, sennò... quanto vai? 30? Quant'è? Vado a 32 mo. Chi è che non inchioda per strada per prendere su... Vabbè, io ho frenato piano, se te mi stavi entrando... Un paperino per strada. Perché quanti nella realtà inchiodano perché hanno visto tipo una lepre o qualcosa e fanno fare incidenti? Ma la domanda vera è, quanti inchiodano nella realtà per prendere un giocattolo che magicamente ti dà 1000? Felicità. Un bicchiere di vino col pecorino, la felicità. Sì, esatto, Diego. Ma che è che fischia? La Io trebbia? Io vorrei rispondere a Diego, però è meglio che... La trebbia? Ma come fischia così sta Ma che è che fa? La turbina. Ma c'è l'orologio a cucufa! No, è un uccello, secondo me. Ah, no, più ti ho sentito. E non capite male.
Quello era il cartello che dicevo, quello appena sopraffatto. Ho sentito l'uccello. Che senso? Qua c'è un altro collezionabile qua. Ti ha fatto sentire la presenza l'uccello? Stava salì sulla lama. Beh, direi che non funziona in quel caso. Che laggata. A proposito, Mirchetto, come va? Stasera ci sei? Sì, sì, ha detto che sta un po' come i miei camion su ETS, ma... Ah, vabbè. Ma sì. Qua ci sono bei campi, sono molto grossi. Qua bella c'è la casetta rossa, qua c'è Vita Gazza. Guarda lì, ecco, nell'angolo a destra. No, sai qual è il problema? Che io sono abituato con la GPS che abbiamo noi, che non so se è buggato o è voluta quella lì, che quando acceleri non ti disattiva il cruise control, quindi quando molli poi frena da sola. Ah, ecco. Ma che bello, papà, sì. Una pressa là? Beh, animata bene. Stai insinuando che dovremmo fare patate? No, no, da. Senti, per spero un coglione. È bellino, sì, Diego. Sì, sì, l'orologio a cucù. Se guardi a sinistra vedrai un caro miscelatore. Il mapper mi ha messa di roba. Forse per questo è il motivo, è solo... Signora, non su queste strade. Signorina. Ma Diego, ma sai qual è il problema dell'orologio a cucù sul trattore? Che quello c'ha le pigne di ghisa che pendono e quando sono belle grosse, sai un'inchiodata le botte che te tirano? Al vetro soprattutto. Con le buche. Qua stanno facendo dei lavori. Ah, vedi? Vedi? Peppinè! C'era la strada di qua, aspetta che devo capire. Ah, è lontano. Certo che sti omini di Construction 2015 li hanno messi ovunque praticamente. Ma ne? Ne hanno abusato proprio in una maniera. Vabbè, te sei il primo che ne ha abusato quando sono usciti, non sì, dire. Zitto, che questo ci fa ritornare indietro. Cosa? Niente. No, anch'io ho visto qualcosa di rosa, ma non mi sono fermato così. Io da tempo che non vedo qualcosa di rosa. Questo è datemi un attimo, c'è qualcosa. Questo è un punto vendita. Ma che cazzo, c'è gente che parla qua. Sì, ma ci sono anche se vai in certe aziende, senti le vacche che fanno versi. No, c'è uno che parla in una lingua che non so e non voglio sapere che sta a dire. Ma Giants sicuramente avrà accuratamente testato tutti i file audio, tranquillo Michele. Certo! Senti, per spero un coglione! E te cosa pensi? Come dicono essere grossi i campi? No, ma perché poi gli altri sono criminali che... Visto, lo sapevo che c'era qualcosa qua. Gli altri poi sono criminali che censurano. Sì, esatto. D'arresto proprio. Adesso come faccio a farti agganciare la barra? La barra di... Ti fermi? È la barra della treglia. Vada. La barra. Aspetta. Ma va. Quanti sono sti collezionabili che stanno in giro? Sono come quelli della mappa americana, 100. E perché tu pensi che abbia giocato la mappa americana? Io li ho fatti col tutorial per avere l'obiettivo. Eh? No, ti baffo, ci dissociamo. Allora, anche se era questo campo qua. Anche se era una metodologia molto usata questa. Allora. Sì, poi prima di agganciare la barra è meglio spostarlo, caro, perché sennò si cappotta. Li raccolgo quelli che trovi in giro, te li mollo, te li lascio la. Ma sì, raccogli. Tanto che quello lascia la GPS. Ma che cacchio devo dispiegare? Sono due messaggi devi dispiegare. Dagli tempo, Robertino. Oh, mi stavo già nervosio. Ma che cazzo di collision c'è qua? Dove? No, non lo so. Dove hai sbattuto col John Deere? Ah, boh. Cioè, secondo me ha sbagliato le collision di qualche trigger.
Può essere. Come se ci fosse un cancello. Se fai con F5, se fai con F5 davanti al John Deere lo vedi. Vabbè. Un dettagliazzo. Cos'è un dettagliazzo? Tanto quello là strebbiando senza fare i giri attorno. Vabbè, tanto finché riempie la trebbia io qua ho fatto. Sì, no, tanto quel campetto è, tanto quel campetto è piccolo. Ah, qua ce n'è uno. Ma, Michele, magari se trovassi in giro ste robe che ognuna vale 1000 ma euro. A chi lo dici? Infatti per quello che ho detto inchiodare per trovare un giocattolo che gli dà 1000. C'è l'inflazione poi. E la lira si impenna. Sì, Diego. Benissimo. È finito di insultare sto GPS? No. Perché basta fare i giri attorno, poi la metti. E l'altra volta avete detto che quell'altra va storta, questa invece va dritta come. Perché quell'altra la puoi mettere a un grado quando non serve. Che poi Michele ci ha detto che non è un grado, ma è uno 0,00. No, esatto. È un decimale quello, non è un grado vero. Se c'è un fio lo chiamo esadecimale. Quell'uno corrisponde a 0,01 grado, perché il 5 ti dà degli incrementi di 0,5 gradi. Va bene. Io ma sul composto terreno deve tenersi comunque, questo molto di ghiaia. Comunque le collision fanno cagare. Di cosa? È in giro, ci sono delle collision fatte a Q. Cioè qua c'è un collezionabile in mezzo alle palle, ma non ci puoi andare. Allunga la manina, Michele. No, è letteralmente in mezzo alle palle, però è bloccato. Tu devi allungare la manina. Federin, dove stai? Scusa, tippati, ti teletrasportati un attimo dove sto io. Che se devi pippare? Sì, tippati, è Minecraft, è colpa di Minecraft. Aspetta che devo capire, cioè, allora. Sì, ma non li puoi raccogliere! E questo è il problema. Ma questo qui è il più stupido, cioè vieni a vedere quest'altro qua in fondo. C'ho un ramo proprio dentro. Guarda, in mezzo. Ma certo. Non c'è la collision, cioè vai a finire sul mucchio di balle, non lo prenderai mai quello. Rimarrà lì vita natural durante, e non parlo di durante. Vabbè, grazie. Ma c'è un altro? Questo altro lo prendo. Sì, no, non sono andato lì in fondo, non c'ero ancora arrivato. Quindi sì, c'è un capannetto. Sicuramente ci sarà qualcosa anche lì. Ma più che altro c'è un dosso strano in quel campo qua. Sì, quel Diego, se stai girato quel ramo è un attimo, se stai a fare retromarcia. Punto vendita. Comunque hanno avuto una bella idea mettere i collezionabili, è una cosa carina. In generale parlo di farming, cioè almeno quando bisogna dare un merito alla Giants diamoglielo. Ah sì, noi non siamo il partito preso. Cioè è vero, non c'entra un cacchio col gioco, però almeno è una distrazione bella. Vabbè, anche perché a chi non fa piacere ricevere soldi gratis. Vabbè. Sì. Anche perché poi quando li raccogli tutti, se li raccogli tutti e non lo potrai fare viste quelle collision, ti darai il bonus. Ma direi che qua aspettiamo a prenderli, magari venire da qualche parte. Ma perché li hai trovati? Io non ne ho visti di là. Sì, ce n'è qualcuno dentro, dove ci sono i trigger piccoli di lì. Mamma mia che caldo che fa oggi, c'è un'umidità che fa paura qua. Bella sta onda del campo. Quindi li lascio quelli che stanno qua? Sì. Bella sta strada. Lo prendi con un camion pieno di capo. Laccata, mamma mia. Mi sono teletrasportato sui mezzi, non so. Potrebbe essere. Ci sono rimasti. Ah no, ok. Stavo per dire, sono rimasti permessi. Ah, no, bravo Diego che sta apprezzando che ho fatto tutta la trebbiatura in cab view.
Peccato sti mucchietti di ghiaia a destra manca, inutili, messi lì. Poi, quando, prima di aprire il tubo, guarda la telecamerina che hai in alto a sinistra. Quando apri il tubo cambia l'immagine. Ma è stati cazza però. Sì. Ce lo voglio mettere il tutù del telefono. Vabbè, c'è il cliente da richiamato. Ah, anche se quella è un po' troppo lunga. Sì, effettivamente sta meglio. Sono della linea che non risponde. Oppure quello che fa tururu tururu. Ah, lì quando non prende proprio la linea. Appunto. Federico, come ti sti sassi qua? Che hai combinato? Chiedilo al proprietario. Ah, giusto, noi siamo terzini qua. Poi mi piace la domanda di Astuzio. Ma questo è Lodi o Lodi vecchio? Eh? Niente, ci sta. Michè, mattinata da pro proprio stamattina. Fammi capire, tutto sto casino per 2000 litri di soia? Ma c'è che la tappa in culo! A posto! Cioè, abbiamo secondo me consumato più di gasolio per arrivare qua che di guadagno della soia? Sì, della missione in generale. Gasolio è di blu. Guarda che non è finito. Come non ho finito? Se guardi bene. Ah, pure questa vuole che trebbiamo. Che domanda è? Allora, campo 96. Senti, Federì, l'eccedenza la vuoi conservare o vendo tutto e ti prendi il guadagno tu? Sarà l'1% del carro, direi di darlo via. Come il sorgo della già scelta, io chiedo, ma effettivamente. Che squadra terzisti che siamo? Effettivamente. Ho provato un'altra missione. Rozes. Chiamo... Zip. Che dove l'hai messa la zip? Sì. No, bisogna andare a consegnare a Rozes Zip. Allora, Roby viene su un attimo con te. Io intanto organizzo per non capire dove è il campo. Aspetta, Michè, che c'ho 1000 lire di... Io intanto mi sto girando. C'ho 1000 lire di soia. Ne manca 6. Ah. Probabilmente mi avrà tirato sotto. No. Sto guidando veramente da pro. A posto, andiamo a affittare la barra del giro. Bravo, Diego. Dice, per una volta sei tu che lavori e gli altri guardano, vedi? Veramente noi stiamo andando a cercare i collezionabili. Però va bene. Giustamente. È un altro tipo di lavoro, insomma, una mansione. Se c'è una piaga, anzi, guarda che abbiamo guadagnato di più noi cercando i collezionabili che tu facendo la missione. Non per dire. Mary Piscia. Buon per lei. As love it too fast. As leave it gone now. As leave it too fast. Oh. Poi Roby lo riporti a prendere la trebbia e gli fai strada fino al campo 96 che è vicino dove si trova. Sì, lo vedo. E io intanto vado a prendere la barra lì. La barra. Vuoi farli cercare i collezionabili? Perché io il punto di consegna è dove hai detto di lasciarli prima, eh? Fagli ricercare allora, tanto. Io intanto porto la trebbia al campo, va. Perché a me ci vorrà un pochettino, qua. Vai Robertino, divertiti, cerca i collezionabili qua in giro. Ma ci sono o sto a cercare a vuoto? No, stanno, li ha lasciati prima a Federico. Per esempio vicino alla piscina dell'Iguame ce n'era uno che ho lasciato io. Poi in altri punti non lo so. La piscina dell'Iguame, ma ci posso fare live? E se vuoi fare delle live di merda. Bella battuta. Michele, le tue freddezze sono... No, pure anche lì dove sei adesso il capannone, cioè... Sì, ma non lo raccoglie. Allora, Michele. In alcuni punti devi fare un po' degli equilibrismi per raccoglierlo, perché ci sono delle collision strane. Il cavallone qua non lo raccoglie. Come no? No. Vedi, non viene manco sull'F1. Raccogli.
Porca puzzoletta. Forse c'è da chiudere il cancello. A proposito di Cavallone, che l'altro giorno si parlava dei cittadini illustri di Gioia del Colle, ho sentito che a Gioia del Colle c'è Sylvester Stallone, che pare che i suoi antenati fossero di lì. E io continuo a non poter accogliere il Cavallone. Dice che si è fatto la foto con la sciarpa del Bari. Esatto, GD, infatti anche il mio pensiero era quello. Oppure presente quando devi chiacchierare con qualcuno che c'è il bambino che lo molli lì col telefonino per i cartoni animati e tu vai a fare altro? Oh, finalmente ho trovato l'utilizzo di sto carrellino della Nardi, quello che si apre, la barra di girasole da 5,8 metri. E tra parentesi, detesto quelli che mollano i bambini e si mettono a chiacchierare. Cioè, spero si sia agganciata la barra. Per me no. Mi sembra Maionchi. Esatto. Per me no. Bravo, bravo, ma per me no. Ma si è impegnato con tutte le cosine. Ha fatto una bella mappina questo. Sì, sì, c'è un piccolo problema tecnico. Vai sempre dritto, te faccio vedere una roba. Dritto dove? Sempre dritto, Robby. Avanti, avanti, avanti. Verso il capanno? Vieni, guarda, vieni a vedere. Poi ha messo i collezionabili qua in mezzo. Ah no, questo Federico l'ha preso, ma questo no. Vedi? Qui. E non li puoi raccogliere me. Perché non ci sono le collision. Ma nemmeno il cavallone quello dentro là. Vedi, anche qui. Qui è ancora peggio. Secondo me l'ha messi ma non l'ha provati. Qui è ancora peggio. Questo qui succede. Se zompi vai sulla cima del mucchio di palle. Questo succede quando tu non provi il gioco. Cioè, fai così ma non hai provato. Perché secondo me ha testato tutto. Poi alla fine l'ultima cosa che ha fatto è stato mettere in giro i collezionabili, ma ha dato per scontato che funzionassero. Oppure un po' come succede anche con le mappe italiane, la danno a chi non la gioca. Perché ho visto che l'estante prima l'hanno data a parecchi americani. La danno a chi non la gioca e non trovano i bug. Datecela a noi che famo la serie con Federico e Michele. Sai che ci mettono a trovarvi i bug? 5 secondi. No. Potrebbe funzionare, JD. Probabilmente così potrebbe anche funzionare. Anche JD, effettivamente anche. E voilà. Comunque è vero, qua ad esempio non ci se la fanno avanti. Qui c'è una collision, io non riesco a andare avanti. Sì, guarda dove sto io, guarda che fa. C'è un muro come io non sto toccando niente, sto facendo tutto da solo. Micheletto che balla. Vedi, guarda, vai su quell'angolo. Ho portato la barra, però. Potrebbe farmi venire da vomitare, però, te lo dico.